torniamo su un argomento di grande attualità e che ha interessato il nostro territorio giorni scorsi, ovvero le mareggiate di questi dei giorni scorsi che hanno creato danni considerevoli su tutto il lungomare e nello specifico non hanno risparmiato il celebre arco borbonico. Ne parliamo con il nostro ospite Francesco Carignani, consigliere della prima municipalità di Napoli che da tempo segue le vicissitudini relative alla medesima struttura. Salve, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io le chiedo innanzitutto di spiegare al nostro pubblico che cos'è l'arco borbonico, quindi di dare piccoli cenni storici, ma soprattutto comprendere la sua funzione di allora, ma anche quella di oggi. Certo, sono due storie diverse. Una è appunto la creazione di quest'arco e l'altra è la caduta. Per quanto riguarda la creazione, cominciamo dal finale, ovvero 1883, quando viene realizzato così come oggi, come ci ha descritto pochi giorni fa su di un articolo su un giornale il professor Alfredo Buccaro della Federico II, l'arco viene realizzato così come oggi, a seguito dei lavori della colmata di Via Partenope, per tutta la risistemazione di quella zona. Per fare un passo indietro e capire un attimo come si trova, che cos'è, prima di tutto dobbiamo quindi accettare il fatto che in realtà l'arco borbonico, io dico il cosiddetto arco borbonico, quindi se è del 1883 non è borbonico, però diciamo comunemente lo definiamo arco borbonico. In realtà se guardiamo nel 1775 la carta, la mappa del Duca di Noia, troviamo in quell'esatto punto l'uscita della cloaca maxima, la grande fogna che portava tutte le acque pluviali che passava sotto via Toledo. Ci viene descritta come un condotto molto molto grande che usciva appunto in quella zona, in corrispondenza di dove quindi, oggi si in illo tempore l'arco borbonico, Carignani, aveva una funzione molto importante. Io ti chiedo adesso quale funzione ha, perché sappiamo che necessitava comunque di interventi sulla struttura perché non sono stati fatti, però questo, se puoi restare con noi, ce lo dici subito dopo la pubblicità, perché abbiamo adesso un tassativo, ma soprattutto cosa ne sarà dell'arco borbonico? Vi rispondiamo immediatamente, quindi restate con noi. Dunque, parlavamo dell'arco borbonico, Carignani, dicevamo che in tempo antico era una cloaca massima, quindi aveva una funzione. Che cosa è successo dopo? Allora, per arrivare ai giorni nostri, più precisamente il 27 maggio del 2020, la sovrintendenza impone all'autorità portuale di fare dei lavori. Perché questo? Da due anni anche cittadini, soprattutto cittadini e associazioni, denunciavano il fatto, come si vede da questa foto, che l'arco poggiava proprio, uno spigolo dell'arco ormai poggiava ed era prossimo a crollare. Per cui sono seguite varie denunce di cittadini e associazioni e il 27 maggio del 2020 sovrintendenza impone all'autorità portuale la messa in sicurezza e il restauro dell'arco, imponendo lavori urgenti e improcrastinabili e chiedendo un progetto esecutivo entro 30 giorni. Il 29 maggio appunto io segnalo questa cosa ai cittadini, settembre successivo avviene la messa in sicurezza. Dopo un mesetto io faccio notare che dei lavori di restauro non se ne parla minimamente. Niente è stato fatto, insomma, ancora una volta vince l'incuria. Ancora una volta vince l'incuria, perché a parte i lavori di messa in sicurezza del restauro non se ne vede traccia. Scrivo ad autorità portuale e da sovrintendenza chiedendo che sta succedendo, evidenziando ancora il carattere urgente, che la sovrintendenza sapeva benissimo, dell'intervento e chiedendo spiegazioni che non arrivano mai. Arriviamo ai giorni, pochissimi giorni fa, il 28 dicembre, quando c'è la prima mareggiata. Per fortuna l'arco resiste. Leggo tra i vari commenti che girano in rete, leggo anche il commento del presidente dell'autorità portuale che dice che l'arco è resistito grazie alla loro messa in sicurezza. Purtroppo poi si rivela un po' matovolla. Perdonami, è proprio questo il nodo cruciale. Di chi sono le responsabilità di quanto avvenuto? Allora, l'argomento è un po' nebuloso, nel senso che ognuno prova a dire che la competenza non è sua.
In realtà questo documento di maggio del 2020 della sovrintendenza, un organo del Ministero della Repubblica che impone di fare dei lavori, dovrebbe levare qualsiasi tipo di dubbio, diciamo. E ancora oggi mi hanno trasmesso un documento dell'8 gennaio in cui l'autorità portuale mette ancora in dubbio di chi siano le competenze, seppure segnalando che provvederà alla rimessa in sicurezza in tempi brevissimi e a presentare un progetto di appunto restauro finalmente. Intanto la sensazione che si ha di quanto avvenuto è all'Arco Borbonico è che lo stesso sia un po' paradigma di quanto accade un po' nel nostro paese, delle difficoltà che abbiamo nel nostro paese, cioè una sensazione di voler demandare ad altri le responsabilità, una sorta di rimpallo, la mancanza anche di attenzione, di fondi, l'aspetto burocratico, non se ne viene fuori. Assolutamente. Allora, l'Arco Borbonico, sebbene non sia antico come molti pensano, è comunque un manufatto importante che racconta la nostra storia. Ma soprattutto questo episodio è un paradigma della burocrazia italiana, che già normalmente è ingarbugliatissima. Quando poi si trova in situazioni emergenziali sul patrimonio culturale, diventa insostenibile. Purtroppo, dici bene tu, è un paradigma molto negativo, perché ci dovrebbero essere degli interventi che dovrebbero essere molto molto più veloci. Purtroppo i cittadini hanno visto quest'arco sgretolarsi nonostante le continue segnalazioni. Le continue segnalazioni sono state menzionate comunque delle situazioni, e noi invitiamo naturalmente la controparte a replicare per cercare di capire com'è la situazione. Intanto adesso servono dei lavori di manutenzione, Carignani, ed è presente ancora l'argomento climatico, ovvero il cambiamento climatico, che comunque ultimamente crea danni ulteriori anche al nostro territorio, e da qui si capisce l'urgenza, l'importanza di dare davvero attenzione a questi argomenti, oggi più che mai. Assolutamente. E sempre ci evidenzia quanto gli strumenti che abbiamo usato finora sono diventati completamente inadeguati rispetto ai tempi in cui viviamo. Purtroppo i cambiamenti climatici sono una realtà molto molto forte, lo vediamo, il loro impatto sul patrimonio culturale, vediamo il loro impatto sulla manutenzione del verde, i comuni faticano a seguire entrambe queste cose, sono però delle problematiche importantissime, perché sia patrimonio che verde rappresentano qualcosa di essenziale per la cittadinanza, per la vita del paese. Purtroppo il governo dovrebbe cercare di cambiare alcuni meccanismi e di dare alle amministrazioni locali strumenti per agire molto più velocemente. Noi intanto speriamo che presto possa essere ripristinato l'Arco Borbonico. Intanto grazie a Francesco Carignani, consigliere della prima municipalità di Napoli, e che appunto segue la questione molto da vicino. Grazie davvero e buona giornata. Grazie a voi e buon lavoro.